Ciao a tutti gli amici, buongiorno. Oggi, oh Dio santo, lunedì notte, martedì mattina, quindi 22 giugno. Sono 1:05 di mattina. Sono sulla A26 Gravellona Toce. Oddio. A Genova Gravellona Toce. Sono in direzione Genova. Per tutta la notte. Perché mi aspettano per scaricare e poi devo rientrare di nuovo al punto di partenza. Ho fatto una giornata tra virgolette, volevo dormire, un caldo bestiale, zanzare a gogo, zanzare, quadrimotori, delle bestie spaventose. Comunque ho provato a riposare, niente da fare, però fortunatamente al momento sembra che sia in me. Se qualcosa non va mi fermo, non me la frega una mazza, come arriva il campanello d'allarme mi fermo e buonanotte. Faccio sto video perché, come molti dicono, gli autisti stanno seduti, non fanno un cazzo, scusate, non fanno una mazza. Allora, visto che sto seduto senza far niente, va, parliamo un po' del più e del meno. Molti magari vorrebbero parlare della guida, di queste robe, basta parlare di lavoro, parliamo di cose belle, parliamo di vacanze, di cucina, di festeggiamenti. Ad esempio sabato eravamo fermi da sabato mattina, io ero fermo da sabato mattina alle 6, dovevo ripartire domenica pomeriggio, e alcuni colleghi, miei colleghi, uno rumeno, un altro ucraino, infatti ho postato un video, sapendo dove ero io, hanno lasciato i loro camion a più di 30 km di distanza per venire a pranzare con me. Questi sono gli amici. Qualcuno dice mangiate con i rumeni, però di verità sono rimasto veramente sorpreso, felice. Ecco, quando uno semina giusto raccoglie giusto, come si dice, chi semina vento raccoglie tempesta, chi semina grano raccoglie grano, fa il pane, ok? Non lo so se ci ha azzeccato come paragone, però ci siamo capiti. Sono venuti, ci siamo fatti un mare di risate. C'è sta Valli in rumena che è fantastico, vuole ascoltare tutte le barzellette, uno che gli piace divertire. Alex un po' più, non da meno, si piace divertirsi, però un po' più riservato, però comunque si sono messi in marcia e sono venuti a pranzare con me. Una sorpresa. Infatti sono arrivati dove c'era il mio camion, non mi hanno trovato, però Valli, rumeno, sa il percorso che io faccio. Già sapeva che io di domenica, ciao, di sabato, quando sto fermo in questo luogo di carica, con la bici vado a messa. Sono cattolico, praticante, quando posso vado a messa, quindi automaticamente spengo il telefonino, perché come diceva un prete, non vi aspettate che Dio vi chiama per telefono, ma se volete vederlo basta che andate a piedi sull'autostrada. Quindi spengo il telefono, lui sapeva già il giro che stavo facendo e sono venuti a cercarmi. Mi hanno trovato in bici, ero davanti al supermercato, non posso fare nomi, non facciamo pubblicità. Oddio santo, ma dove saltate fuori tutte e due? Siamo venuti da te, dobbiamo pranzare con te, sappiamo che sei qua, dobbiamo passare una giornata insieme. Ok, subito a fare la spesa, zucchine, merluzzo fresco, bellissimo, un bel pezzo di merluzzo fresco di 700 grammi, devo dire la verità, bellissimo. Allora, detto, ma cosa facciamo? Fai fare a me, non ti preoccupare, faccio mangiare spaghetti e zucchine alla positanese e baccalà alla puttanesca. Ciao baccalà, oddio santo, boh, sono fissato con sto baccalà, merluzzo alla puttanesca, ci
ci siamo divertiti, abbiamo passato un bel pomeriggio, una pancia di risata, ma tremenda proprio, ci siamo divertiti un mondo. Sono rimasto felice, come pure loro naturalmente. Ed ecco qua, questi sono gli amici, le dimostrazioni di amicizia e di affetto. Poi sono andati via e vabbè, tutto finisce, tutte le cose belle finiscono. Poi mi ha telefonato oggi, dice: ma tu dove sei? Io vengo di nuovo, porto già da mangiare, già tutto pronto. Guarda, devo partire, mi dispiace. Ci rincontriamo, non ti preoccuparci, ci rivedremo ancora. Questa è stata una bella giornata. Adesso faccio questa tratta notturna. Sono partito da, vediamo un po', da 53 minuti, quindi giusto dopo mezzanotte, e vado a scaricare e ritorno alla sede. Mi ha fatto piacere, oggi sono stato contattato da Andrea, una persona squisita che vive in provincia di Venafro, bella zona, montuosa, bella, la zona dei porcini, signori miei, zona di formaggi fantastici, formaggi di capre, di pecore, una bella zona. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, no chiacchierata nel mio dialetto, chiacchierata, e ho conosciuto via telefono una persona squisita. Spero di un giorno di prendere un caffè con lui. Mi ha inviato un grosso in bocca al lupo, perché gli ho detto che viaggiavo stanotte. È abbassata un po' la temperatura, c'è troppa umidità stasera. Ecco qua. E poco fa, insomma, poco fa, più di un'ora fa, un'ora e mezza fa, ci siamo scambiati qualche messaggio. Persona squisita che ho conosciuto oggi al telefono. Poi per il resto non ho guardato la mia camera da letto, perché ho provato a farmi mezz'oretta di sonno mentre, come al solito, mi dimentico di spegnere il telefono. Alle 11:30 ho detto: ma poi ci provo, non faccio 5 minuti. Niente da fare, prima mi ha chiamato mia moglie, sapeva che ero sveglio, è saltato il primo tentativo. Dopo 5 minuti al telefono ho salutato la mia cara mogliettina e niente, stavo riprovando a dormire, un'altra telefonata, un amico dal Portogallo, del solito scarico che facciamo, voleva delle indicazioni. Ho detto: oh, poi ci riprovo un'altra volta. Niente, alla fine mi sono arrivato 3-4 messaggi, ho detto: ok, non si dorme più, via. Se ne parla domani mattina. Tipica nottata, adesso sono sulla A26, l'ho detto prima. Bellissimo, stasera, lunedì notte, martedì mattina, non c'è sta una zanzara su questa autostrada. Si viaggia che è una meraviglia. Insomma, felici e contenti, ci avviamo verso il nostro scarico. Sti bottoni qua, ok. Per il resto, diamo una buona nottata a tutti quanti. Chi può dormire dopo? E che Dio ce la mandi poi. E soprattutto, depilato. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti.